inizia il percorso, diciamo, non del dopo Berlusconi, che Berlusconi è sempre vivo e presente nella storia e nella futura politica di Forza Italia. Oggi leggeremo all'unanimità, ritengo, il cosiddetto traghettatore, lo prevede lo statuto, e poi prima del voto europeo, come ha detto Antonio Tajani, il congresso. Credo che registreremo oggi una grande condivisione sulla scelta nei confronti di una persona che già esercitava il ruolo di numero due, grande fiducia da parte del presidente Berlusconi e fondatore di Forza Italia, una persona di grande equilibrio, di grande autorevolezza internazionale e nazionale. Siamo portati a camminare con le nostre gambe, purtroppo, dopo che il nostro presidente ci ha lasciato, ma dimostreremo di essere classe dirigente in grado di far valere quei valori e quegli ideali ai quali lui ci ha educato. Guardare al futuro però con uno sguardo sempre attento al passato. Guardare al futuro con lo sguardo sempre attento anche alla nostra storia, alle nostre battaglie, quelle che abbiamo fatto sul campo. Abbiamo difeso il presidente Berlusconi durante tutto l'attacco giudiziario delle toghe rosse, ricordo ero capogruppo, non parlare del lodo Schifani, quello che porta il mio nome, per consentirgli di governare e poi eventualmente subire i processi dopo la sospensione di questi processi. Poi la Corte ha dichiarato la nullità di quella norma, ma questo dà il senso di come Berlusconi abbia dovuto governare il Paese con il momento di grande tensione. Gli sono stato molto accanto in quei giorni, in quei mesi, in quegli anni, e ho trovato lo spessore di un uomo che aveva il senso dello Stato e riusciva a distinguere la preoccupazione delle vicende giudiziarie ingiuste dalla responsabilità di governo. È stato un esempio per tutti. Grazie. Grazie.